Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Oggi 6 luglio il Pescara cambia allenatore. È stato esonerato Nicola Legrottaglie dopo la sconfitta di Cremona. Al suo posto arriverà il tecnico Andrea Sottil che è in viaggio verso Pescara e dovrebbe giungere in città tra qualche ora. Un numero dunque dedicato a questo secondo avvicendamento sulla panchina del Pescara dopo l'esonero di Zauri. Tocca a Legrottaglie essere esonerato e c'è il terzo allenatore di questa stagione che è stata caratterizzata da diversi eventi negativi, una classifica che preoccupa, ma avremo modo di analizzare la situazione in questi 90 minuti. Saluto in studio Andrea Costantini, buonasera Andrea. E Buonasera vado a Enrico, buonasera. salutare in piattaforma alcuni amici che commenteranno insieme a noi quanto è accaduto oggi a Pescara. Parto dal più anziano, a Totò De Leonardis. Buonasera Totò. Poi Buonasera arrivò Enrico, buonasera. il collega di Sky da Milano, Daniele Barone. Buonasera Daniele, ben ritrovato. Grazie, ciao Enrico, buonasera a tutti. Paolo Renzetti, che oggi ha seguito le vicende inseguendo il presidente Sebastiani. Buonasera Paolo. Buonasera, grazie Enrico. Un saluto a Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. E Ciao, buonasera a un tutti. saluto anche a Riccardo Clinco, che mi sembra il più abbronzato degli amici in compagnia. Ciao Ciao a Riccardo. tutti, ciao, ciao Enrico, Allora, buonasera. vi chiedo subito un primo giro perché abbiamo, mi fa segno Andrea Costantino, un'intervista registrata qualche minuto fa con Andrea Sottili, il nuovo tecnico del Pescara in viaggio verso la nostra città. Quindi chiedo subito a qualcuno di voi cosa pensate di questo nuovo cambio di panchina. Vorrei iniziare subito con Totò De Leonardis, un fulmine a ciel sereno, te l'aspettavi? E come valuti questa ennesima decisione del presidente Sebastiani? Ma guarda, sicuramente me l'aspettavo perché insomma le ultime prove del tutto negative, la risposta della squadra è stata pessima. Sicuramente non mi aspettavo la scelta. Io pensavo che magari ci potesse essere un ritorno di Zauri per chiudere la stagione con Zauri. Quindi Sottil, sì, è la scelta, adesso non l'abbiamo mai visto lavorare, però sicuramente mi sorprende, insomma, sotto questo aspetto. Daniele Barone invece da Milano, come è rimbalzata questa notizia e tu personalmente come valuti la scelta sia di esonerare Legrottaglie sia di affidarsi a Sottil? Ma qualche segnale, qualche crepa, Enrico, evidentemente c'era già da qualche giorno dopo gli ultimi risultati negativi. Tre allenatori in un anno, correggetemi se sbaglio, forse l'ultima volta era capitato con Stroppa, Bergodi e Bucchi. No, E c'è stata comunque. l'esperienza di 3 anni fa con Zeman, Epifani e Pillon, di 2 anni fa. Sì, esatto. Quando cambi tre allenatori in una stagione, secondo me non è mai una buona cosa, non è mai un buon segnale, tutt'altro. È, diciamo anche con grande franchezza, il fallimento di una strategia, il fallimento di un'idea, il fallimento di un progetto. Forse Daniele Sebastiani, che ha sempre e anche con giusto orgoglio rivendicato questo suo ruolo di talent scout, di allenatore, lui ha sempre detto: a me gli allenatori piace inventarli. Ma forse quest'anno ha usato un po' troppo, mi domando e vi domando, siamo andati un po' troppo sull'inesperienza? Evidentemente sì, qualche volta la ciambella ti riesce col buco, vedi Oddo, qualche volta ti riesce un po' bruciacchiata la ciambella. Quindi quest'anno sicuramente il rischio era alto, è stato reiterato, e adesso la situazione diventa un filino preoccupante perché non vorrei che la squadra per prima e l'ambiente intorno, scombussolati da queste tante vicissitudini, da questi ribaltoni, possa cominciare ad avere un po' di paura. Allora, prima di sentire gli altri amici, sentiamo l'intervista realizzata qualche minuto fa. Andrea, mi sembra che Sottile era in viaggio verso Pescara, dovrebbe Assolutamente sì. arrivare a tarda notte, no, Andrea? Assolutamente sì, però insomma abbiamo fatto questa interessante, ritengo, chiacchierata pochi minuti fa prima di andare in onda. Allora, andiamo a sentire il nuovo allenatore del Pescara, poi sentiremo anche gli altri amici. Andrea Sottile.
Buonasera ad Andrea Sottil, che si appresta ad essere nuovo allenatore del Pescara. Abbiamo detto poco fa, mister, l'annuncio sul sito del Catania della risoluzione del contratto con la sua ormai ex società. Intanto le prime sensazioni per il nuovo incarico? Ma è chiaro che sono molto molto contento. Pescara è una grandissima piazza, per me è una grandissima possibilità lavorativa. Quindi arrivo a Pescara molto molto carico, molto determinato, consapevole di allenare una squadra secondo me che ha qualità, che non merita quella classifica, però è chiaro che bisogna anche essere realisti e cominciare a fare punti e a cominciare da venerdì. Quindi questo è quello che sono le prime sensazioni, sicuramente una gioia immensa di poter ricominciare, poi ripeto, dalla Serie B e da una piazza come Pescara. Senta mister, abbiamo letto anche della risoluzione di due collaboratori, Salvatore Gentile e Cristian Bella, che è preparatore atletico. Saranno con lei a Pescara? Sì, saranno con me insieme a Simone Baroncelli, che mi ha dato in seconda, poi come ha detto giustamente lei, Cristian Bella e Salvatore Gentile, che hanno lavorato sempre con me. Senta mister, circa l'accordo che ha trovato col Pescara, è un accordo solo per questa stagione o un accordo pluriennale? Perché noi abbiamo letto che lei sarà allenatore, questo riportano alcune cronache, fino alla fine di questa stagione. C'è margine anche per la prossima? Ma guardi, io le posso dire che con il Presidente siamo stati subito d'accordo. Io vengo a fare queste sei partite, penso solo a queste sei partite, e il mio obiettivo è centrare innanzitutto i punti che ci tengano lontani dalla zona pericolosa, e poi farne il più possibile, quindi non precludere niente. Quindi la concentrazione mia è solo su queste sei partite, poi la società mi valuterà, faranno le loro considerazioni. Io sono molto sereno, ma non c'è nessun problema. Quindi, non c'è una clausola circa il contratto con il rinnovo automatico in caso di salvezza, e sarebbe tutto da ridiscutere comunque? Sì, assolutamente. Ok, ha visto il Pescara quest'anno? Se sì, che impressione ha ricavato da questa squadra, che ad esempio in trasferta non ha mai pareggiato e che nelle ultime partite della gestione dei Grottagli ha avuto un ruolino da 4 vittorie, un pareggio e ben 7 sconfitte? Sì, l'ho vista, la squadra la conosco bene, anche perché ci giocava mio figlio l'anno scorso, tanti giocatori li conosco, li ho visti giocare tante volte, ho visto chiaramente in questi mesi comunque tante partite, tra le quali anche il Pescara, e da ieri che riguardo partite del Pescara. Ma Pescara, secondo me, come ho detto prima, è una squadra che ha delle qualità importanti, cioè degli ottimi giocatori all'interno, sia come diciamo tra virgolette giocatori esperti che giovani, sono tutti di qualità. È chiaro che poi adesso non sto qui e non è nel mio modo di fare di capire o tra virgolette criticare che cosa è stato fatto, che cosa non ha funzionato. Dico solo che per il potenziale sicuramente meriterebbe una classifica diversa, poi ci possono essere tante vicissitudini, ho visto anche che ci sono stati tanti infortuni che possono essere stati anche un motivo di questa di questo andamento non costante. Quindi capire velocemente quali sono le problematiche e cercare di portare di quegli accorgimenti, sia tattici che soprattutto secondo me motivazionali, che possano far riaccendere un po' questa squadra, che secondo me non ci dimentichiamo per esempio che per tanti componenti l'anno scorso hanno fatto la semifinale di playoff. Sì, esatto. Due considerazioni in chiusura, mister. Intanto, come ha detto lei, Pescara lo scorso anno ha fatto i playoff e per 6 mesi in quella squadra c'era anche suo figlio Riccardo. Peraltro spesso l'abbiamo vista al Poggio assistere a degli allenamenti, quindi lei un po' conosce una parte della squadra, conosce anche le strutture che avrà a sua disposizione. Sì, io sono stato là un po' di tempo, ho visto sia gli allenamenti, ho visto le partite, conosco
pochettino, insomma, con, non dico avvantaggiato, ma conosco un pochettino il territorio, via, diciamo così. L'ultimissima, lei la Serie B l'aveva conquistata sul campo da allenatore del Livorno, poi però non l'ha fatta da allenatore del Livorno perché è andato via. Sarà un debutto per lei in questa serie e in questo senso è una grande opportunità Pescara. Ma guardi, io la inseguo da tanti anni, io l'ho vinto anche a Siracusa 6 anni fa, poi la penalizzazione ci ha portato ai playoff, purtroppo poi persi con Lanciano per differenza reti. Poi l'ho riconquistata con il Livorno e poi ho deciso di andare a Catania, quindi per me è un debutto ed è una chance, come dicevo prima, molto, molto importante per avere la credibilità di continuare in questa categoria. Bene, questa era l'intervista con Andrea Sottile che, ripetiamo, sta arrivando a Pescara dopo aver risolto il suo contratto con il Catania e vedo subito sul monitor che siamo in collegamento con il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera presidente. Buonasera Enrico. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito, ci sono tanti colleghi che sono collegati in questa giornata caratterizzata dalla decisione appunto di esonerare le Grottaglie. Allora, Sottile sta arrivando a Pescara, la prima domanda che le pongo è proprio questa, è un tecnico che ha fatto molta gavetta, si ritrova in Serie B, il contratto prevede appunto queste 6 partite, poi si vedrà, ma la scelta perché è ricaduta su Sottile e non su Zauri, che avete tenuto anche calda come pista, però alla fine avete scelto Sottile? Ma perché Enrico dovevamo dare sicuramente una sterzata e quindi ci sembrava giusto ripartire con una persona nuova al di fuori dello spogliatoio, al di fuori da questa stagione tribolata che stiamo vivendo, e quindi devo dire per la precisione che il direttore Repetto aveva pensato a lui anche nel momento in cui abbiamo avvicendato Zauri, poi non se ne è fatto nulla perché abbiamo preso un'altra decisione, però è un allenatore che avevamo già visto e quindi abbiamo scelto lui. Anche Zauri ha dato la sua disponibilità perché molti pensavano dopo le dimissioni che non volesse più tornare, invece è stato anche se vogliamo dire positivo nell'accettare un eventuale richiesta di ritornare su quella panchina. Sì, sì, ma Luciano, credo che con Luciano, come sapete tutti, non c'è nessun problema. Io personalmente sono molto legato a Luciano Zauri, però in questo momento penso che sia più giusto cambiare completamente aria e non dare alibi a nessuno e cercare di fare queste 6 partite al massimo, centrando quello del nostro obiettivo attuale, che è la salvezza il prima possibile, e poi ragioneremo sul futuro. Ecco, lei stamane ha realizzato proprio un'intervista con il nostro Paolo Renzetti, sostenendo che qualcosa non andava più nel vedere le prestazioni della squadra allenata dalle Grottaglie, a parte qualche scelta tecnica, un po' di confusione, cioè non c'è stato un motivo particolare, o no? No, non c'è stato un motivo particolare, anzi colgo l'occasione per ringraziare Nicola per il lavoro svolto, ma sicuramente qualcosa non andava e forse anche, come ho sempre detto, anche i tanti infortuni hanno portato prima Zauri e poi Nicola a fare tante scelte diverse che poi alla fine mettono un po' di confusione. Quindi adesso siamo quasi al completo. Ci sono 6 partite da giocare, cerchiamo di farle al meglio e pensiamo al momento, pensiamo a fare bene in questo momento cercando di finire al meglio il campionato, poi avremo tutto il tempo per ragionare sul da farsi per le prossime stagioni. L'ultima da parte mia, terzo allenatore, vuol dire che è stata una stagione, è vero, con tanti alibi, però non si è seguito un criterio tecnico, cioè il progetto si dice sempre che
non va a buon fine quando ci sono tanti cambi di allenatori. Qual è la chiave di questa annata negativa? Ma io credo che, ma ripeto, senza dare alibi a nessuno, io credo che Luciano aveva fatto molto bene fin tanto che ha avuto la rosa a disposizione. Poi a un certo punto ci sono stati tanti infortuni contemporaneamente che hanno tolto di mezzo giocatori che sono fondamentali per questa squadra. E quindi quando poi comincia a fare delle prove, delle scelte, cambiare delle situazioni, non va mai bene. La stessa problematica, non dico che l'ha avuta nella totalità delle Grottaglie, perché poi dal rientro in poi siamo stati quasi sempre al completo, però secondo me, credo che, se devo dire con molta onestà che cosa non è andato in questo periodo, probabilmente i troppi esperimenti che sono stati fatti, che non, in questo momento probabilmente non servivano alla squadra, ma serviva un po' di continuità, un assetto che in qualche modo avevamo individuato, trovato, però ognuno poi è libero di fare le scelte. Questa a dimostrazione ancora una volta che il Pescara e la sua dirigenza non si intromette nelle scelte, non si intromette nella scelta di un modulo piuttosto che dell'altro, e poi è chiaro che però la società deve prendere delle decisioni quando si accorge che qualcosa non va. Allora, lascio la linea ai colleghi, partiamo da Totò De Leonardis. Totò, tu già nel primo intervento non sei molto convinto, ci hai fatto capire, di questa scelta su Sottil, o no? No, ma solo perché non lo conosco, voglio dire, è ovvio che insomma, la soluzione Zauri comunque poteva dare probabilmente qualche sicurezza in più in questo momento. È ovvio che io mi auguro che Sottil sia la persona giusta, perché in effetti qui si tratta di salvare il Pescara. Ecco, ma Presidente, volevo dire, proprio, tra l'altro lui l'ha già anticipato ed è quello che penso anch'io, cioè che, ecco, dopo quella partita del rientro, dopo il lockdown, con questa grande prestazione con la Juve Stabia, non lo dimentichiamo, tutti, non solo il Presidente, ma un po' tutti si parlava della possibilità di rientrare addirittura nei playoff. È ovvio che è stata gestita male, voglio dire, è stata una gestione da parte degli allenatori, questi continui cambi del tutto erano sconcertanti come lui ha impostato la squadra nelle partite successive. Probabilmente, io non lo so, lui dice, il Presidente dice, questa è la dimostrazione che insomma la società non fa invasione di campo. Io credo invece che in certi momenti l'invasione di campo avrebbe dovuto farla, perché è chiaro che questo precipizio quale si è trovato in Pescara dipende proprio da queste scelte sbagliate ed è tutto illogico e ingiustificato da parte dell'allenatore. Quindi probabilmente si poteva provare magari a ritoccare anche quello che potevano essere le idee del tempo. Ma vedi, Totò, io credo che oltre che magari ragionarci sopra su certi discorsi, parlare e confrontarsi sia con Giorgio che con Antonio, poi le scelte le deve fare il mister, perché non si possono dare alibi all'allenatore, perché tu sai bene che se noi interveniamo a gamba tesa, poi se le cose vanno bene tutti d'accordo, tutti contenti, se le cose vanno male la società non ha quel compito lì. La società, oltre che parlare, ragionare e far capire magari in qualche modo che quelle scelte non erano in qualche modo condivise, di più non può fare. Se poi uno va avanti, è chiaro che deve prendere delle decisioni. Daniele Barone, allora Daniele, tu in apertura hai detto, quando il Pescara ha cambiato tre allenatori, le cose per fortuna 2 anni fa sono andate bene, come tradizione certo non è che sia positiva, no? No, ho detto qualcosa anche di più acuto, se adesso mi fa piacere poterlo confrontare questo mio pensiero proprio con Daniele. Cioè, io ho parlato di fallimento strategico, di fallimento di idea. Cioè, quando una società, che si chiami Pescara o che si chiami in qualsiasi altro modo, cambia tre allenatori in una stagione, evidentemente c'è qualcosa
di profondo, di importante che non ha funzionato. Al di là degli alibi, perché lo ha detto Daniele e ha fatto bene a ricordarlo, Zauri ad un certo punto si è ritrovato senza l'asse portante della squadra, cioè Fiorillo, Palmiero e Tumminello. Poi Fiorillo è tornato parzialmente Palmiero, sempre un po' acciaccato, non ha dato mai il meglio di sé in questa stagione. Tumminello, molto sfortunato, si è rifermato quando sembrava poter riaccendere le speranze sue e dei tifosi, oltre che dell'allenatore. Però se cambi tre allenatori in una stagione vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Tra l'altro voglio specificare una cosa a proposito di quanto diceva Antonio. È vero che il Pescara ha cambiato tanto in questo periodo, ma stanno cambiando molto, moltissimo tutte le squadre. Questo è un campionato completamente stravolto dal Covid e quindi si gioca con ritmi diversi, a temperature diverse, a distanze ravvicinate. Ieri ho commentato per Sky Genoa-Udinese. Genoa-Udinese avevano cambiato ieri 5 uomini rispetto alla partita precedente. Il Genoa ha cambiato per la quarta partita consecutiva la sua coppia di attaccanti. Quindi cambiare tanto ci può anche stare. Può generare anche confusione. Evidentemente bisogna saper cambiare. Se il presidente con i suoi collaboratori hanno ritenuto che questi tanti cambi, più che dare riposo e rotazione alla squadra, l'hanno confusa, allora ci sta che magari nasca intanto un confronto, un faccia a faccia con l'allenatore e poi eventualmente arrivare anche alla decisione di esonerarlo. Però Daniele, io ti ridico quello che ho detto prima, cioè secondo me questa è una stagione che hai affrontato forse con il pensiero di una scommessa o di più scommesse che non sono riuscite. Ma io sono d'accordo in parte, perché noi, ribadisco, se Luciano non avesse avuto tutti i problemi che ha avuto, probabilmente oggi stavamo parlando di altro e avremmo avuto ancora al timone Luciano Zauri, quindi non credo che sia stato un fallimento da questo punto di vista. È evidente che, come hai premesso tu, quando una squadra come il Pescara, che non è la Juventus, che quindi non si può permettere di avere due fenomeni per ogni ruolo, viene al Pescara, è venuto a mancare non solo, ti sei dimenticato forse anche di Balzano, ti sei dimenticato del fatto che Castanos nel periodo suo migliore ha avuto un buco sotto al piede ed è stato fuori 5, 6, 7 giornate, poi è rientrato e si è rotto la mano un'altra volta. E quest'anno credo che quello che sia successo qui a Pescara in 11 anni di mia presidenza è comunque partecipazione alla compagine societaria non era mai successo, quindi è evidente che il Pescara non si può permettere di avere fuori giocatori come Fiorillo, come Balzano, come Meregoni, che comunque è arrivato pure in ritardo anche lui, che come Tumminello, che era stato preso per sostituire un certo Mancuso che tanto bene aveva fatto l'altro anno, come lo stesso Castanos, Palmiero che non ha giocato e non ha giocato. Busellato è stato fuori 5 turni per un incidente di gioco durante la partita. Cioè, voglio dire, non è una squadra che si può permettere. Io credo che tante altre compagini al posto del Pescara, con tutti questi guai, probabilmente sarebbero in condizioni peggiori. Non ci dimentichiamo, sicuramente non abbiamo una bella condizione, ma non ci dimentichiamo che il Pescara nella zona playout non c'è mai stata, quindi voglio dire, tutto sommato abbiamo sempre sopperito e cercato di risolvere in maniera diversa. Per dirne una, a Benevento noi abbiamo giocato l'ultima partita prima del lockdown con meno 14 giocatori, cioè, è evidente che qualcosa non ha funzionato, però è altrettanto evidente che quest'anno è stata una stagione veramente sfortunata. Quindi ci sta anche che magari in questo tipo di stagione qualche tecnico che sicuramente non aveva un'esperienza pazzesca, ma credo che in Serie B ce ne siano tanti con pochissima esperienza, e magari abbia avuto un po' di confusione, però adesso non buttiamo al mare tutto, perché non è così. E soprattutto ci mancano 6 partite che ci vedono impegnati con squadre importanti, perché tanto la Serie B sono tutte gare difficili, non è che c'è una che è facile, la vinco sicura, l'altra la vediamo. Queste sono 6 partite che sono 6 partite da giocare al massimo, ottenere il massimo da queste 6 partite e poi alla fine tirare un bilancio, che sicuramente quest'anno, ripeto,
per quella che era la rosa iniziale non è un bilancio positivo. Allora, Francesco Di Francesco, poi ovviamente potete tornare a fare delle altre domande o valutazioni con il Presidente. Volevo fare io una valutazione. Sì. Agganciata a questa, dottor, oppure... Certo, sì, no, no, agganciata a questa. Questa puoi farla subito, scusami Francesco. No, non ci sono problemi. Scusami Francesco, no... Non ti preoccupare. Ciao. Il problema non è, io l'ho visto anch'io che anche in Serie A, in Serie B si cambia, e certo le partite le vediamo. Il problema è l'errore base, è stato quello di stravolgere una squadra che aveva trovato finalmente un'identità che non aveva mai avuta, facendo le soluzioni tattiche che non c'entravano niente, che hanno generato confusione. La svolta vera è stata a Pisa. A Pisa e Pescara ha preso due gol proprio per confusione, per una squadra che si è presentata a specchio, cioè questa parola a specchio che poi mi fa ridere, con l'avversario, non aveva senso. Cioè questa è qui che è la svolta, secondo me, che probabilmente si poteva anche intervenire in quel momento, perché veramente il momento in cui la squadra ha trovato il suo assetto, io non parlo di cambi, voglio dire anche di cambi normali, ovvi, per far riposare, non c'entrava nulla in quel momento, e questa è la cosa che non mi va giù, e che sicuramente ha bocciato questa soluzione. Purtroppo ora è Pescara e ci passa i guai, insomma, è tutto qua. Non so se vuole aggiungere qualcosa il Presidente. No, ma è una lettura giusta quella di Totò, una lettura giusta, perché probabilmente si cerca sempre di inventare qualcosa. Nella realtà, così come nella vita, il mondo del calcio è uguale, da inventare c'è ancora poco, è tutto già inventato, quindi bisogna fare anche delle cose concrete, guardare la concretezza, perché ci sono tante squadre che... Se andiamo ad analizzare le rose della Serie B, io credo che, se vi faccio delle domande, io a voi in questo caso, e vi chiedo che giocatori cambiereste con altre squadre di quelle del Pescara, probabilmente sono pochi quei giocatori che cambiereste con quelli del Pescara. Quindi significa che non è solo una questione di giocatori, perché i giocatori ci sono, per fortuna oggi sono quasi tutti disponibili. È chiaro che poi bisogna lavorare per metterli in campo in un certo modo, e ripeto, stiamo parlando di una situazione nella quale, se andiamo ad analizzare le ultime due sconfitte esterne, usciamo fuori con due sconfitte, e probabilmente, se facciamo un'analisi giusta delle partite, sono due sconfitte che sono assolutamente immeritate, anche se abbiamo generato noi tanta confusione. Ma nella realtà noi a Cremona non credo che se la partita fosse finita con un pareggio nessuno avrebbe potuto dire nulla, né da una parte né dall'altra. A Pisa la stessa cosa, quindi tutto sommato non è che abbiamo fatto delle partite dove ci hanno massacrato, ci hanno messo sotto, quindi lui dice vabbè, forse c'è qualcosa che non va. No, noi abbiamo fatto delle partite che, con un'accortezza diversa, probabilmente avremmo portato a casa qualcosa in più, e oggi parlavamo di altro. Francesco. Scusa Daniele, se Galano fa gol a Cremona, lo licenzi comunque? No, ma non è un problema del gol di Galano, è un problema che, ripeto, per quanto mi riguarda, io personalmente sono alcune settimane che ripeto a tutti che non bisogna inventare nulla, che non dobbiamo essere, come si dice, non ci devono sorprendere in nessun modo. Perché poi le nostre analisi, le nostre valutazioni le facciamo ugualmente al di là del gol, del pareggio, della sconfitta o della vittoria. E probabilmente magari l'allenatore ha altre idee, e se poi è inutile che, se uno si confronta e poi alla fine ognuno fa come vuole, qualche volta la decisione la devi prendere. Vai Francesco. Beh, salve a tutti, il Presidente è molto bravo nel dare risposte aggirando l'ostacolo, risposte realistiche, credo che sia stato chiaro. La società non condivideva più il lavoro sul piano tattico di Le Grottagli. Io dico che, come ricordava Daniele Barone, sono tante le squadre che cambiano da una formazione all'altra, che si gioca ogni 3-4 giorni e fanno entrare anche 5 effettuano 5 cambi durante
la partita. Bisogna vedere come li effettui, bisogna vedere poi che risultati ottieni, perché purtroppo, anzi, non lo so se purtroppo, ma comunque alla fine contano solo i risultati, e invece nel Pescara i risultati non sono arrivati. Presidente, mi sembra che è stato abbastanza chiaro. Se però arriva la domanda, ma se l'organico, come verosimilmente è, un organico certamente che non merita questa posizione di classifica, ci sono stati tanti infortuni, questo è un attenuante, ma ripeto, se l'organico è buono e il Pescara si trova in presidente, allora vuol dire che gli allenatori che ci sono stati qui forse non erano all'altezza, dico forse. E se no, guardiamo i risultati, perché quando ci conviene guardiamo i risultati, quando poi non ci conviene non li guardiamo più. No, ma l'analisi è corretta, bisogna guardare i risultati e bisogna guardare dove ti trovi, non dimenticando però quello che abbiamo detto prima, perché ribadisco, se questa squadra avesse avuto per due mesi buoni l'organico al completo, probabilmente oggi stavamo parlando di altro. Ma questo non lo dico per dare nessuna giustificazione a quello che è stato fatto fino ad oggi, lo dico perché sono convinto di quello che sto dicendo, perché questa è una squadra che, ribadisco, dalla ripartenza del campionato ad oggi ha fatto, se non vado errato, 4 partite, abbiamo pareggiato contro l'Empoli, che è una squadra, una signora squadra, abbiamo vinto una bellissima partita con la Juve Stabia, e le due sconfitte che abbiamo ottenuto, che abbiamo fatto purtroppo, non sono state, purtroppo, perché c'è ancora di più rammarico, non sono state sconfitte pesanti, schiaccianti, dove tu dici ok, vanno messo sotto, sono stati più bravi. No, non è stato così. Quindi tutto sommato questa squadra, anche in un po' di confusione, in un po' di marasma generale, ha comunque dato quello che doveva dare. Infatti oggi ai ragazzi ho detto non vi posso rimproverare nulla sotto questo aspetto, perché comunque l'impegno l'avete sempre messo, fisicamente è una squadra che sta bene, e adesso bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di fare questi 6-7 punti che servono e chiudere questo campionato, che speriamo che si chiuda il prima possibile, perché ribadisco, una stagione così travagliata non mi era mai capitata, e quindi mi auguro che non si ripeta. Ecco, lei Presidente prima ha detto Sottile era stato già contattato in precedenza, il suo arrivo non si è concretizzato perché... No, non ho detto era stato contattato, ho detto avevamo pensato a lui già nel momento in cui si cambiava con Luciano Zauri, poi abbiamo ragionato in altri termini, abbiamo pensato che la soluzione interna potesse essere la migliore, considerando anche che noi, io dico sempre, no? Ecco perché alle volte noi abbiamo una grande risorsa nel Pescara che si chiama Giorgio Repetto, e credo che se Giorgio non è una persona che è lì per andare in giro a fare mercato, per andare a trovare quello, a parlare col procuratore, a parlare con la società, io ho sempre detto a tutti quelli che sono arrivati a Pescara che Giorgio è prima di tutto un grande conoscitore di calcio, è una mia persona di fiducia ed è una persona alla quale io tengo molto perché capisce di calcio, non solo perché è una brava persona e siamo amici, ma perché capisce di calcio. Allora qualche volta credo che un bel bagnetto di umiltà da parte di qualcuno per dire mi faccio anche una chiacchiera, mi condivido alcune cose, penso che sia anche giusto, però purtroppo capisco che in questo momento forse io ne sono il fautore, no? di questi giovani che arrivano, che fanno le prime esperienze, perché nella mia vita calcistica ne ho fatti esordire diversi di allenatori, però poi magari c'è qualcuno che crede di essere superiore a tutti e va avanti per la sua strada, però questo non significa che Giorgio doveva fare la formazione o doveva, però qualche volta confrontarsi su alcune cose, su alcuni temi forse non sarebbe stato sbagliato, cosa che in precedenza, ripeto, ha fatto sia Luciano che hanno fatto tutti quelli che sono stati qua. Il caso più eclatante è Massimo Oddo, che credo che abbia preso da Giorgio tanto,
abbia assimilato tanto nel periodo in cui è stato qui a Pescara. Quindi io penso che poi ci voglia anche l'umiltà qualche volta di capire che forse qualche consiglio, non da parte di chi non c'entra nulla col Pescara, ma da parte di chi lavora col Pescara dalla mattina alla sera. Insomma, non c'era stato il contatto, no? Perché le ho chiesto questo. Da Catania oggi dicevano che il Pescara già si era fatto via con Sottile qualche mese fa, poi Sottile non riusciva a risolvere i suoi problemi contrattuali. Evidentemente è stata un po' fraintesa. Ma io non so, non credo che Giorgio avesse contattato Sottile in quel periodo, però sicuramente ne abbiamo parlato, quello sì. Allora, Riccardo, poi torniamo agli altri amici. Riccardo. Ciao Presidente. Ciao Riccardo. Il coraggio non ti manca, sei partito prendendo Zauri attorno alla primavera, hai cambiato con un altro allenatore esordiente. Adesso, per tutto quello che tu hai detto e che io condivido, ci troviamo un po' tutti in questa situazione, diciamo, problematica. E tu vai a scegliere, secondo me con tanto coraggio, un allenatore che di Serie B, per il momento, con tutto quello che tu hai anche detto su Giorgio, il fatto che sugli allenatori, che c'è il contatto, però alla fine dei conti, per il momento di Sottile di Serie B come allenatore si è visto molto poco. Ora ti domando, come mai la scelta cade su un terzo esordiente e non su un allenatore, senza fare un nome qualsiasi, che forse ti poteva dare, per esperienza, per struttura, per tutto, forse un po' più di forza nelle ultime 6 partite che diventano, come tu ben sai, 6 spareggi? Ma guarda Riccardo, su questo sono poco d'accordo, perché se guardiamo le squadre di Serie B di quest'anno, sulle panchine ci sono tanti allenatori che non hanno fatto nemmeno la metà della gavetta che ha fatto Sottile in questi anni, quindi dipende sempre da come riesce l'annata, perché a mio avviso Luciano non aveva fatto assolutamente male, ribadisco e sono fermamente convinto che con la rosa al completo staremmo parlando di altro e con Luciano al suo posto, e di questo sono assolutamente certo. E per quanto riguarda Sottile, credo che sia un allenatore che abbia fatto una bella gavetta. Se andiamo a vedere gli organici di Serie B, credo che anche in B ci sia almeno 4-5 allenatori che l'altro anno erano nella categoria inferiore, che non hanno fatto sicuramente 10 anni di carriera, ma ne hanno fatti appena uno in Serie C, massimo 2, eppure stanno facendo anche bene. Quindi Presidente, con tutto rispetto, però sono allenatori che sono partiti, qui parliamo di giocare le ultime 6 partite, cioè di prendere una squadra in corsa, quindi forse la mia supposizione è dire forse serviva un allenatore, e per carità non abbiamo ancora più Sottile, ma che arriva con un carisma magari da vecchio navigato di B. Ecco, solo questo, senza fare nomi, proprio parlo di... No, ma per carità, è una tua opinione che io rispetto, ma non condivido, però ripeto, non c'è una ricetta che dice che se prendiamo uno vecchio ci salviamo di sicuro, non c'è una ricetta che dice che se prendiamo Sottile o uno come Sottile non ci salviamo, per cui sarà poi il campo a dire quello che sarà in grado di fare il mister, ma insieme alla squadra, perché ribadisco, poi la chiacchierata di oggi con la squadra è stata anche finalizzata a questo, perché non è che le colpe possono essere sempre girate a qualcun altro. In campo ci vanno i giocatori e anche loro devono fare la loro parte al massimo, dando tutto quello che hanno in queste 6 partite, mettendoci forse un pizzico di cattiveria agonistica in più, perché noi forse molte volte ci crediamo troppo belli, troppo più belli degli altri. Per cui bisogna capire che il campionato di Serie B è un campionato che qualche volta bisogna anche dare dei calcioni o magari mandare la palla in tribuna e la partita è finita. Se poi noi sull'1-1 a Pisa vogliamo battere il fallo laterale di fretta, perché non sappiamo, siamo in 10, non sappiamo che cosa vogliamo fare con quella palla, poi rischi che prendi il gol e perdi 2-1 e vai a casa con una sconfitta. Quindi in queste cose qui l'allenatore, diciamo che c'entra e non c'entra, quindi anche i giocatori devono avere la loro responsabilità e devono stare attenti, perché in campo ci stanno loro poi in fin dei conti. Ecco Presidente, il fatto di impegnare Sottile per 6 partite, che significa? Che vuole
avere le mani libere per la prossima stagione, cioè poter scegliere senza condizionamenti? Assolutamente sì, ma credo che siamo stati molto chiari e devo dire che il mister ha colto al volo questa opportunità, perché come sentivo prima nella sua intervista, la squadra la conosce molto bene. L'altro anno era presente quasi sempre al Poggio degli Ulivi a vedere gli allenamenti del Pescara, i giocatori li conosce e quindi sa che ha un organico di tutto rispetto e probabilmente avrà anche una sua ricetta, una sua idea per come fare queste sei partite. Però ribadisco, ci vuole diciamo unità di intenti da parte di tutti, società, allenatore e giocatori. Daniele, nella giornata di ieri il tuo collega Gianluca Di Marzio aveva lanciato per la sostituzione di Le Grottaglie due nomi, Zeman e Sottil. Era un'idea suggestiva quella di Zeman? Lo chiedo prima a te e poi lo chiedo anche al presidente. No, cioè se mi chiedi di svelarti le fonti di Gianluca Di Marzio, no, non te lo dico. Mai. No, magari una domanda da fare più al presidente. Secondo me Zeman sarebbe stata, è un'idea in questo momento improponibile per il Pescara, per il tipo di allenatore che è Zeman, per il tipo di storia che ha Zeman in assoluto e con il Pescara, se è vero che era già tornato una seconda volta. No, a me più che altro manca un passaggio sul quale vorrei tornare insieme a Daniele Sebastiani. Cioè, lui dice che Luciano Zauri ha avuto la sfortuna di non aver avuto tanti giocatori chiave, verissimo, certificato, perché con quei giocatori il Pescara sarebbe in una posizione diversa di classifica. E allora mi domando, se ha riconosciuto a Luciano Zauri, al di là degli infortuni, una bontà di lavoro, una qualità di lavoro, perché mandarlo via? Torniamo al vecchio assunto che dinanzi alle prime concrete, vere difficoltà di un campionato è sicuramente più semplice mandar via l'allenatore che non 20 giocatori, cioè diventa sempre il solito parafulmine allenatore. Cioè se Zauri ha lavorato bene, a prescindere dagli infortunati gravi che ha avuto durante la stagione, perché mandarlo via? Cioè se il lavoro di Zauri è stato apprezzato, teniamolo. E poi ragioniamo quando i giocatori sarebbero rientrati a pieno regime, o no? Perché no, ma è una considerazione giusta, però è evidente che nel momento in cui si arriva a un punto dove c'è uno scollamento tra tutte le componenti, come dicevi tu giustamente, non puoi togliere 25 giocatori e paga sempre l'allenatore, ma ribadisco. Quindi Daniele, perdonami, c'erano rapporti non più buoni, non più sani tra Luciano e lo spogliatoio, una parte ma dello spogliatoio? Non rapporti non più sani, mi sembra troppo, però sicuramente uno scollamento c'era e capisci bene che nel momento in cui succedono queste cose devi prendere una decisione. Tu ed sei il motivo, perdonami, per il quale non lo avete richiamato? Nel mondo ma noi no, il motivo per il quale non l'abbiamo richiamato è che volevamo dare proprio una situazione nuova completamente per evitare di avere ricadute su discorsi che non c'erano né piaciuti in quel periodo, ma non per colpa sicuramente di Luciano. Quindi io la cosa che voglio dire è questa. Se lo interrompo, la squadra avrebbe accettato anche di buon grado un eventuale ritorno di Zauri, non so se conferma questo. Ma Enrico, ma la squadra non è che io non ho mai sentito una squadra che ti dice quello sì e quell'altro no, quindi certo, non è un problema, non è un problema di accettare, però è evidente che se nel momento in cui ci si è lasciati c'era qualcosa che non andava, non è che noi adesso abbiamo un campionato intero per cui hai il tempo per. Noi abbiamo sei partite di cui due infrasettimanali che si faranno una settimana, quindi dobbiamo essere certi che abbiamo resettato e ripartiamo con queste sei partite. Poi voglio dire una cosa, voi sapete tutti meglio di me perché siete molto più navigati di me in questo mondo. Il pallone funziona così, cioè non è che lo invento io. Si vincono due partite, c'è il gruppo, si vogliono bene, si va a cena insieme, è un grande gruppo, si perdono due partite, la colpa è di quello, la colpa è di quell'altro. Quindi, e purtroppo il calcio funziona così, non è che adesso lo inventa il Pescara o Sebastiani piuttosto che un altro, ma questo succede dappertutto.
quest'anno in Serie A sono stati esonerati allenatori che credo non hanno sicuramente bisogno né di presentazione né delle mie difese, e sono stati sostituiti da allenatori ugualmente bravi, o magari qualcuno che la Serie A non l'aveva mai fatta, però evidentemente se si è arrivati a prendere una decisione la società in questione l'aveva presa perché aveva i suoi buoni motivi. Adesso non è che io posso stare qua a dire se io ho litigato con Gozzauri piuttosto che ho litigato con delle grottaglie, piuttosto che il giocatore ha litigato con me. Sicuramente se ci sono delle situazioni dove la società deve intervenire, deve intervenire. Ecco Presidente, comunque Daniele poco fa ci ha confermato che la notizia lanciata da Gianluca Di Marzio aveva delle fondamenta. Lei cosa risponde? Io non so... Vedi Enrico, io ieri non ho risposto a nessuno perché ero proprio in una situazione di dire, stavo pensando cosa fare, eravamo insieme io, Giorgio e Bocchetti proprio a ragionare su questa situazione e non ho risposto a nessuno dei tuoi colleghi perché tu sai benissimo che io non mi sono mai sottratto e soprattutto rispetto il lavoro di tutti e metto la faccia sempre, però ieri non mi andava di rispondere, ma ieri ne ho sentite di stupidaggini, ne ho sentite a decina. Io non dico, Daniele è entrato anche nel merito e ha parlato di un motivo per il quale magari in una situazione del genere Zeman non sarebbe stato l'allenatore ideale, e concordo pienamente con lui, ma a Pescara Zeman ti posso assicurare che nessuno l'ha chiamato, nessuno l'ha contattato. E poi soprattutto noi non ci siamo lasciati bene, per cui io non porto a pescare un allenatore con il quale non ho rapporti, per cui non l'avrei fatto nel modo più assoluto. Però lei ci insegna che nel calcio poi i rapporti si recuperano, quindi mai dire mai in prospettiva, però, non dico per ora, dico in prospettiva. Però per recuperare i rapporti, vedi Enrico, io mi sono lasciato nell'anno di Oddo, della semifinale, della finale dei playoff di Oddo, mi sono lasciata anche male con Marco Baroni, poi c'è stato il tempo per recuperare, che io all'ultima giornata presi la decisione di esonerarlo, e sicuramente un allenatore non è che ci rimane bene o magari contento, però poi c'è stato il tempo di chiarirsi e di recuperarlo il rapporto, ma certamente in una situazione del genere non esisteva, no, proprio. Voglio dire, non sappiamo se un giorno Zeman potrebbe interessare al Pescara, però il passato si dimentica, ricordiamo anche quante volte Scibile e Galeone si sono lasciati e poi si sono ripresi. Questo non vuol dire nulla. Sì, sì, per carità, però certo, ripeto, ora, ogni cosa... Conoscendo Zeman, a 6 partite dalla fine non serve prendere uno Zeman, no? Ogni cosa avrà i suoi tempi, perché... Chiaramente... No, sarebbe stata la cosa più folle di questo anno, anche sì, perché è un'esperienza che è stata già fatta proprio l'anno, purtroppo, il grosso errore anche proprio di Sebastiani di riportare Zeman a campionato in corso, è stato un fallimento totale. Io magari, se purtroppo, nella malaugurata idea che si dovesse andare giù, probabilmente sarebbe la soluzione ideale proprio il ritorno di Zeman, ma voglio dire, è una cosa che non vorrei vedere. Ecco, cioè lo considero un allenatore di Serie C, stai dicendo? No, nel senso, se uno deve rifondare, ricominciare, eccetera, può essere una cosa giusta. Se uno deve rifondare, giustamente prendiamo un giovane. Però uno che sa lavorare con allora, stiamo per chiudere giovani, il collegamento con il presidente, tocca a Andrea Costantini. Paolo, che oggi ha tempestato di domande il presidente, quindi ti ho lasciato alla fine. Andrea. Sì, buonasera Presidente, è chiaro che ci saranno 6 partite anche per Sottil, perché a questo punto anche Sottil è un candidato autorevole per la prossima stagione, c'è una salvezza da conquistare, ma è un nome che a questo punto entra di diritto tra quelli che possono far ripartire il Pescara l'anno prossimo, sperando appunto che ci sia questa salvezza. Però guardate, io ribadisco, per carità, la preoccupazione c'è in tutti quanti noi, in tutti quelli che vogliono bene al Pescara, però qua stiamo facendo un funerale a uno che non è morto, cioè, onestamente stiamo parlando di una squadra che ha 3 punti ai playout e noi sembra che siamo l'ultima in classifica, cioè, se parliamo così noi, gli altri devono veramente andare al cimitero tutti, cioè,
noi abbiamo sicuramente, come dicevo prima, abbiamo sicuramente. Forse il pensiero di Andrea è: se Sottil fa bene in queste sei partite, si può giocare anche la riconferma. Mi sembra di capire la domanda. Questa. Ma questo fa parte del calcio. Cioè. Se Sottil viene qui fa il fenomeno, soprattutto se convince noi della società, me, Bocchetti e Repetto, che è un buon allenatore, perché no? Ma noi non vogliamo, in questo momento non volevamo legarci a nessuno oltre questo periodo, perché vogliamo prendere delle decisioni in tranquillità, soprattutto perché certi ragionamenti vanno fatti conoscendo gli allenatori, conoscendo i loro metodi, conoscendo un po' tutto quello che un allenatore fa, come si comporta, come lavora in campo. Noi queste cose le vogliamo vedere. Adesso ci sarà questo mese di tempo, probabilmente alla fine di questo mese prenderemo una decisione che possa anche essere quella di confermare il mister per un altro anno, come potrebbe essere quella di: ci siamo conosciuti, abbiamo fatto anche quello che dovevamo, però non ci piacciamo, per cui ognuno a casa sua. Ma questo fa parte un po' di quelle che sono le decisioni che un club credo debba prendere in tutta tranquillità, perché e poi chiamare un allenatore oggi e dire ti faccio il contratto anche per il prossimo anno non è che quello significa qualcosa in più rispetto a chi ti dà un'opportunità per queste sei partite e ti chiede di fare sei partite al meglio. Allora, dobbiamo lasciare tra poco il presidente, anche Daniele Barone. Daniele, e qualcun altro che vuole fare domande flash, così salutiamo il presidente. Daniele. La domanda è sul mercato invernale e se Daniele, il presidente, si è pentito o ha ragionato meglio a mente fredda sull'operazione Bojinov, che è un giocatore che mi sembra francamente non pronto, nonostante la sua grande buona volontà. So che si è allenato con grande impegno per tutti questi giorni. Sul mercato di gennaio tanto sapete tutto perché eravate presenti. Noi abbiamo provato fino all'ultimo giorno di portare un attaccante tra i Melchiorri, Iemmello, non ci siamo riusciti perché chiaramente il Perugia non ha voluto in qualche modo liberarsi di uno dei due attaccanti. Allora ritorniamo a bomba, no? Cioè, io credo che il Perugia sia una squadra molto ben attrezzata per questo campionato, eppure è a un punto da noi. E purtroppo ci sono delle annate che sono così. Abbiamo preso Cucciarelli, un signor giocatore, è arrivato qui, ha fatto un allenamento pazzesco il primo giorno, a fine allenamento, l'ultimo tiro in porta, si è strappato ed è stato fuori, per fortuna, tra virgolette, per fortuna il Covid ci ha consentito di recuperarlo, altrimenti magari non avremmo manco potuto vederlo all'opera. Per cui voglio dire, noi non siamo assolutamente rammaricati, perché questa squadra, ribadisco, ha dei valori, e se tutti quanti fossero stati arruolabili, probabilmente oggi non avremmo questa preoccupazione. Enrico, posso fare una domanda al presidente? Sì, ti avrei dato la linea, Paolo. Sì, scusa. Sì, è perfetto. No, approfitto, visto che poi il presidente deve andare via. E prima lui parlava proprio del fatto che oggi pomeriggio aveva incontrato i giocatori. Volevo sapere, insomma, qual è l'umore dello spogliatoio. Cosa hanno detto anche i giocatori? Perché lei diceva prima, presidente, io non mi sento di dare grosse colpe, grosse responsabilità ai giocatori, però io credo che quando le cose non vanno benissimo ci sono sì le colpe degli allenatori, ma ci sono anche le responsabilità dei giocatori. Io credo che quest'anno, al di là dei tanti infortuni, io non ricordo francamente una stagione così condizionata dagli infortuni come questa, io credo che quest'anno diversi giocatori del Pescara abbiano reso al di sotto di quelle che erano le aspettative. E poi seconda cosa, visto che quest'anno prima Zauri e poi le Grottaglie erano comunque allenatori esordienti, probabilmente lo spogliatoio non ha aiutato molto, mi riferisco soprattutto ai più esperti, questi allenatori che erano comunque alla prima esperienza. Quindi io
vorrei bacchettare, se mi consentite il termine, anche un po' questi giocatori, perché non è che parliamo di robot che vanno in campo dei fior di professionisti. Io credo che il mercato che sia stato fatto dalla società sia in estate che a gennaio, ma forse più in estate, sia stato un mercato da medio-alta classifica, e quindi se la squadra si trova in questo momento in questa situazione, evidentemente anche i calciatori hanno le loro responsabilità. Grazie Paolo, sentiamo il Presidente. Ma ci mancherebbe, l'ho detto prima, non è che ho detto che i calciatori non hanno responsabilità, è proprio quello che ho detto oggi a loro, cioè in campo ci andate voi, quindi bisogna dare qualcosa in più. Ma devo dire, io lo dicevo relativamente alle ultime partite, non credo che questi calciatori possano essere accusati nelle ultime partite di aver tirato la gamba indietro piuttosto che di aver giocato delle partite scandalose, anzi probabilmente un po' di attenzione in più in queste ultime due partite ci sarebbe servito, insomma, questo sì. E quindi quello è quello che ho detto ai ragazzi. Mi auguro che quello che non hanno fatto fino adesso faranno nelle prossime partite. Chi si vuol togliere l'ultima curiosità? Nessuno? Eccolo. Totò a volo? Sì. No, a volo. A me sembra che la cosa che più mi ha convinto di, comunque che mi resta di questo lungo colloquio con Sebastiani è quello che è il ruolo, soprattutto il ruolo di Giorgio Repetto. Io l'ho sempre detto, non dico oggi, che l'unico vero fuori classe che è il Pescara in questo suo organico sia proprio Giorgio. E dalle parole del Presidente si evince che questa collaborazione sicuramente non c'è stata con le Grottaglie, cosa che c'è stata con Massimo Oddo, come ha chiarito lo stesso Sebastiani, c'è stata con Pillon l'anno scorso. Veloce, evidentemente, Antonio, scusami. Sì, voglio dire, evidentemente in questo momento è anche importante come ripartire, sempre nella collaborazione. Credo che il fatto che ci sia stato un contatto con Sottil mi lascia intendere che anche Giorgio sia dell'idea che questo possa essere e ci possa essere una collaborazione, quella reale, che è mancata a mio avviso in questi tre mesi sciagurati. Presidente, ma guarda, ti posso dire una cosa che non ho mai detto fino adesso, ma io non mi ricordo se un anno o due anni fa chiesi a Giorgio addirittura di andare in panchina, quindi per quello che penso di Giorgio come intenditore di calcio, perché poi è un pratico, perché è uno che non purtroppo in questi ultimi anni noi assistiamo sempre a qualcuno che deve inventare qualcosa. E purtroppo c'è nella vita normale, c'è nel calcio e quindi, ecco, Presidente, queste ultime due esperienze con Zauro e le Grottaglie le fanno cambiare un po' il pensiero nell'affidare la panchina ad allenatori giovani? No, perché non... Perché ripeto, sentirsi, quando io parlo di Giorgio non è che deve essere il tutor di qualcuno. È un valore aggiunto. Supporto. Se una persona intelligente se lo mette a fianco e acquisisce qualcosa, e probabilmente magari qualche volta qualcuno pensa che non so, che gli possa rubare il mestiere, non lo so, io non so che cosa pensare di questo, però credo che, ripeto, se io fossi oggi un giovane allenatore e avessi la possibilità di lavorare al fianco di un direttore come Giorgio, io me lo porterei a casa la sera per farmi spiegare come funzionano le cose. Però non tutti siamo uguali, quindi che dobbiamo fare? Presidente, grazie. Daniele, perdonami, però sì, il rischio nell'assumere allenatori giovani è proprio questo, cioè gli allenatori giovani per vocazione, per anagrafe, per cultura, sono portati a mettere in campo idee nuove rispetto a quelli un pochettino più tradizionali o tradizionalisti. E se la tua politica, da condividere assolutamente, è quella di continuare a sposare cause tecniche giovani, evidentemente ti espone a questi rischi, però. No, ti dico perché. Oh. Perché non è detto che debba rimettere un altro giovane in panchina, ma se lo dovessi rifare, a questo punto mi impongo, invece di dire forse. No, si fa così, punto e basta. Se vuoi venire, vieni, se no, stattene a casa. Posso dire una cosa a volo, scusa? Sì.
Da sì, cosa sì. Volo, scusate. Tanto ormai siamo in ritardo su tutto. Siamo in ritardo, esatto. No, voglio dire che c'è stato un allenatore innovativo, veramente fuori da tutti gli schemi, è stato Massimo Otto. Vuol dire che un allenatore giovane, come dice Daniele, non è che è il suo miglior collaboratore è stato Giorgio Rebetto. Voglio dire, quindi cioè, andrei cauto con queste affermazioni, perché sicuramente persone intelligenti poi vanno d'accordo. Cioè, e sicuramente le cose funzionano, quindi non si tratta di un allenatore giovane che ha altre idee, assolutamente no, è detto che Giorgio sia uno sorpassato, insomma, è tutto qui. No, nel modo più assoluto. Esatto. Beh, Presidente, Rico, posso fare una domanda, sì. Una domanda in 10 parole, alla luce dell'ultima cosa che ha detto il velocissima, alla luce dell'ultima dichiarazione del Presidente, visti i rapporti tra Repetto e Pillon, visto che Repetto consigliò Pillon, così anche per lasciarci con un sorriso, perché sennò ha ragione il Presidente, sembra che stiamo già facendo celebrando un funerale, ma se questa sera o domani mattina, mentre prendete il caffè, tu, Giorgio e Bocchetti, Giorgio e Bocchetti ti dicessero Presidente, ma non potevamo confermare Pillon l'estate scorsa, che risponderesti? Alla luce della premessa che ho fatto, Intanto bisogna conoscere i motivi perché Pillon è andato via. Per cui, non al di là del fatto se. La mia domanda non è No, io non ti ho fatto il fatto se a me. La domanda polemica o perché volevo Pillon, dico alla luce discorso, non soprattutto però di quelli che seguono i consigli di Repetto. Al di là del fatto se un allenatore ti piace di più o ti piace di meno, per quanto riguarda il mister, c'è stato anche un motivo suo familiare. Lui aveva chiesto a Giorgio durante la stagione che a fine anno, a meno che non si andava in Serie A, si sarebbe voluto riavvicinare, tant'è vero che è stato anche un motivo per il quale da Cosenza ha preso e se n'è andato. Quindi non è proprio tutto così come si dice, che Sebastiani non vedeva bene Pillon. Poi io posso essere innamorato di Oddo, di Zeman, di non lo so, di Francesco, di chi che sia, e posso essere meno innamorato del tipo di gioco di Pillon, però questo non, sicuramente non ha inciso nel discorso di Pillon. Grazie Presidente Sebastiani, saluto Daniele Barone da Grazie Milano. A voi. Ciao Enrico. Ciao Daniele. Pubblicità e poi torniamo in studio all'ultima mezz'ora, siamo un po' in ritardo, ringrazio tutti, a tra poco. FAPA Smart Home Specialist, una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. FAPAimpianti.it. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:08 minuti, rientriamo in diretta. Dunque, nella prima ora abbiamo sentito il nuovo allenatore del Pescara, Andrea Sottili, intervistato da Andrea Costantini in esclusiva, poi la lunga chiacchierata con il presidente Sebastiano e con Daniele Barone da Milano. Vorrei ripartire proprio da Andrea Costantini, sì, perché in giornata c'è stata anche una notizia che riguarda l'ex direttore sportivo del Pescara, Dell'Icarri. Certo. No? Daniele Dell'Icarri, che per l'inchiesta ai treni del gol era stato sanzionato con una squalifica che sarebbe scaduta a fine novembre di questo anno. Ebbene, quest'oggi è arrivato un provvedimento di grazia da parte del presidente federale Gabriele Gravina, quindi Dell'Icarri usufruisce di una sorta di sconto di poco più di 4 mesi e da questo momento Dell'Icarri può tornare a lavorare nel mondo del calcio, perché l'inibizione appunto è stata tra virgolette scontata attraverso questa grazia. Dunque Dell'Icarri può tornare. E poi Andrea, c'è il saluto di Le Grottaglie. Saluto di Le Grottaglie, che è arrivato proprio in serata, pochi minuti fa, sui social. Lo sappiamo, Le Grottaglie, abbiamo imparato a conoscerlo come persona anche molto social. Ecco qui, nonostante la delusione per l'esonero, ciao Pescara, grazie, con questa foto di Le Grottaglie che appunto saluta, foto che ha scelto lui stesso per salutare la piazza che gli ha dato l'opportunità di allenare in Serie B per 12 partite. Vorrei chiedere agli amici che sono rimasti in collegamento, a prescindere dalle prestazioni, Le Grottaglie vi è apparso confuso anche nel leggere e valutare le partite a fine gara, durante la conferenza stampa, quando ha parlato sia a Pisa sia a Cremona di dominio assoluto delle partite citate? Addirittura quella di Cremona, secondo il tecnico pugliese, è stata la migliore prestazione dell'anno. Ecco, vi è apparso un po' confuso? Totò, poi Paolo, Riccardo e Francesco. Totò. Ma no, confuso no, vuol dire, probabilmente per Cremona ci poteva stare. Il fatto che Pescara ha subito il gol al quinto e poi per 90 minuti ha sempre tenuto il pallino del gioco e ha attaccato, dal suo punto di vista ci poteva pure stare. A me mi è sembrato invece un po' confuso sulle scelte, questo sia a Pisa e sia a Cremona, cioè le scelte che ha fatte sono state frutto, secondo me, di improvvisazione, comunque magari anche di presunzione, cioè quello, il fatto di cambiare modulo come se fossero delle caramelle, voglio dire, cioè questo lo fa l'allenatore, che è anche un po', forse un po' troppo pieno di sé, perché altrimenti non si spiega. Il suo grosso errore, a mio avviso, è stato proprio questo.
quindi un po' di presunzione, Totò. Sì, esattamente, di sopravvalutarsi e quindi di avere la presunzione. Altrimenti, Paolo? Voglio dire, lui sì, delle cose ce l'ha fatte vedere anche belle. Voglio dire, la partita con la Juve Sabbia, credo che si resti tra le cose più belle del campionato. Insomma, questa anche lì ci ha messo la mano lui, voglio dire, però dopo purtroppo ha cancellato tutto. Paolo Renzetti? Beh sì, io mi riallaccio proprio a quello che stava dicendo Antonio qualche istante fa. La prima partita dopo il lockdown in casa con la Juve Sabbia, giochi una grande partita, perché non confermare la stessa squadra, lo stesso modulo nella gara seguente? C'è questa voglia di cambiare continuamente moduli e uomini, sicuramente non ha giovato alle Grottaglie. Quindi da questo punto di vista io credo che insomma degli errori siano stati fatti, non direi neanche di presunzione, direi di forse più di inesperienza che di presunzione. E invece probabilmente insomma andavano fatte delle scelte più coerenti con quelle che erano le corde della squadra in questo momento. Francesco? Ma io credo che sì, in parte è tutto giusto, io però credo che forse più nel cambiare giocatori, perché come si diceva prima, giocando ogni 3-4 giorni è quasi scontato che bisogna cambiare gli uomini, anche perché poi la maggior parte di quelli che sono tornati disponibili venivano da mesi e mesi, di non solo dai 4 mesi del Covid, ma venivano anche dallo stop per infortuni di prima, quindi giocatori che magari più di una partita a settimana, ogni 10 giorni, non avevano nelle gambe. Quello che io, che non ho capito nemmeno io, il cambio di spesso ultimamente, ma in parte anche prima di modulo, evidentemente ritiene che determinati giocatori non possano giocare, sia se giochi per dire con il 4-2-3-1, con il 4-3-3 o con il 4-4-2, mentre credo che la maggior parte dei giocatori possano essere in grado di giocare in moduli e rendere al meglio sul piano tecnico con moduli diversi tatticamente. Riccardo, a te faccio una domanda diversa. Zauri 26 punti in 20 partite, Le Grottaglie 13 punti in 12 partite, chi ti ha soddisfatto di meno? Di meno Le Grottaglie, perché io non ti ho mai nascosto, e lo sanno tutti, la mia grande simpatia per Luciano, che per me ha fatto un ottimo lavoro, e l'ha confermato anche il presidente dicendo che, e dandogli merito, quel merito che forse non gli è stato dato, perché Luciano l'ha fatto come esordiente bene. Poi si è spaccato lo spogliatoio, quello spogliatoio che si è spaccato, si è ricompattato, perché al primo gol di Nicola Le Grottaglie tutta la squadra è andata addosso al giocatore che ha segnato, sembrava ritrovato uno spogliatoio unito, non è vero, perché è bastato due partite e lo spogliatoio si è disunito, appunto tale che il presidente stesso per sua missione dice qualcosa, poi si scolla, quando si parla di scollamento si parla che c'è qualcosa che non va più tra società, allenatore e squadra. Però al di là di questo, io mi sembra che questi giocatori ci debbano, a mio avviso, dare un po' una calmata, nel senso che si può fare prima Luciano Zauri, adesso Nicola Le Grottaglie, adesso arriva un terzo allenatore. Non lo so, mi sembra una situazione un po' particolare, non tanto per il valore dei giocatori quanto per questa mancata condizione psicologica nell'affrontare questo campionato, che a questo punto diventa difficile, perché le ultime 6 giornate, a mio avviso, sono veramente 6 finali. Totò, non sei d'accordo? Ma in linea di massima la possiamo pure far passare, dai. Grazie Totò. No, l'unica cosa secondo me, cioè insistere questo insistere sull'esperienza, non esperienza, cioè la verità, in effetti, quello, le cose che ha detto Sebastiani, credo che ci siano dei segnali forti, cioè il fatto che si sia scollato soprattutto il rapporto, non tanto dall'interno spogliatoio, che ci può stare, come ha detto anche Riccardo, vinci due partite e tutti belli e si abbracciano, ne perdi due e vanno scappando. Il problema è che non c'è stata questa unione di intenti, il ruolo chiave che ha avuto Giorgio Repetto nelle passate stagioni quest'anno con Le Grottaglie non l'ha avuto, insomma, e questo secondo me è stata una delle chiavi importanti che hanno determinato anche la presunzione, anche la poca la
la poca esperienza di De Grottaglio, che probabilmente farà buona carriera, ma prima dovrà comunque emendarsi e trovare una soluzione diversa dentro la testa. Ecco, vi chiedo un'ultima cosa per chiudere questo discorso Le Grottaglie e Sottil, anche perché gli ultimi minuti vorremmo dedicarli a Pescara Perugia in programma venerdì sera. Secondo voi perché ha accettato Sottil di allenare solo per 6 giornate avendo un contratto con il Catania fino al 2021? Chi mi risponde per primo? Ti rispondo subito, perché evidentemente è uno che vuole giocarsi un'opportunità che forse non ha mai avuto, è ambizioso, sa che a Catania sì il contratto fino al 2021, ma credo che lui tutto che poi, si augurava. Scusami, questo contratto è stato firmato esattamente 2 anni fa, il 6 luglio del 2018 a Catania, e quindi sì, terminerebbe il 6 luglio del 2021. Perfetto, ma io credo che proprio Sottil sarebbe impazzito se per caso, impazzito nel senso perché ha voglia di allenare, se poco poco non avesse trovato da allenare fino al a giugno del 2021, quindi secondo me, ossia per un'altra stagione ancora. Gli capita l'occasione di Pescara, che adesso c'è poco da dire, al di là di tutto del voler dire bravo Pescara, via Pescara. Pescara è una piazza che in Serie B secondo me non sì, ma col rischio di restarci solo nessuno per 6 giornate. E ho capito, però ha accettato questa scommessa, prende questa, come vogliamo dire, già che Pescara sta sul mare, ha preso questo l'amo a volo e dice va, speriamo che non mi faccio male e mi porto in porto. Io non la vedo tanto una cosa strana da un punto di vista, ossia non la vedo negativa, lo vedo sotto l'aspetto ho capito. Positivo, la voglia di allenare e di giocarsi una carta che magari fino ad oggi lui non ha mai avuto e magari non avrebbe avuto prossimamente. Totò? Dopo mi posso fare, scusami. Sì, sì. No, fai rispondere prima gli altri su questa domanda e poi voglio fare una riflessione che vuole essere anche una domanda. Sì, dopo la facciamo. Allora, Totò, Riccardo e Paolo. Ma guarda, intanto io credo che Sottil l'obiettivo sia quello di arrivare a una risoluzione del contratto col Catania, perché praticamente è prigioniero, nel senso sì, prende lo stipendio, però insomma non. Seconda cosa, il fatto che lui già conosca l'ambiente, che sia stato qui l'anno scorso, ce lo ricordiamo più volte, quello di trovare comunque una squadra che possa dargli qualche ambizione in più, il fatto che abbia avuto dei contatti con Giorgio De Petto anche qualche mese fa e anche credo anche il momento in cui frequentava l'Adriatico, credo che l'abbia spinto comunque a giocarsi questa carta. Non dimentichiamo che lui tra l'altro la B l'aveva conquistata con Livorno e poi non se l'è potuta giocare, ha avuto diverse disavventure soprattutto quando ha vinto dei campionati, per cui credo che lui si stia giocando questa carta e credo che sia convinto che se salvi la squadra l'opportunità comunque gli sarebbe data. Paolo, chiedo scusa velocemente, non dimentichiamo sì, che non stiamo parliamo di un esordiente in B, ma parliamo di uno che sono tanti anni che allena, certo. Tutto sommato tra la C e la B non c'è poi questo grande abisso. Non Paolo, sono d'accordo. Pensi che se Sottil salva il Pescara si gioca qualche chance di permanenza? Ma sicuramente sì, perché io credo che sotto sotto Enrico Sottil venga a Pescara con la segreta speranza, che poi tanto segreta neanche è, di guadagnarsi la conferma per la prossima stagione. Per lui è una grande occasione, male che vada salverà il Pescara, resterà nella storia del Pescara come l'allenatore che comunque nella stagione 2020 ha salvato la squadra. Riccardo, tu invece pensi che in caso anche di salvezza resti oppure no, anche se prematuro fare questo tipo di discorso oggi che non abbiamo ancora la certezza di restare in Serie B? Guarda, io credo che lui non abbia nulla da perdere, nel senso che è un allenatore, se mi permetti, non leggo mai, però leggo Lucento, Siracusa, Gubbio, Cuneo, Paganese, Siracusa, Livorno, Catania, cioè non leggo Barcellona, Real Madrid, Inter, Milan, Juventus, cioè è un allenatore che gli viene che significa? E che ha allenato sempre in Cina, allena da tanti anni. Fammi finire il discorso. È un allenatore che gli viene dato la possibilità di allenare per il momento la squadra
migliore della sua carriera e delle olette, che è il Pescara, e di conseguenza si gioca le sue carte. Ma chiunque avrebbe accettato di allenare il Pescara, che ha allenato il Livorno, il Catania e la Paganese, il Cuneo? Cioè va ad allenare il Pescara, che ha una signora squadra con dei signori giocatori, con la speranza che se si salva, come io se non sono veramente convinto che la salvezza, di giocarsi delle chance di allenare finalmente in Serie B. Ma questo è chi ti avrebbe rifiutato? Cosa rischia? Se per caso gli va male, dice: ho trovato la squadra allo sbando, non sono riuscito, ho avuto troppo poco tempo. Che cosa rischia Sottil? Non rischia nulla. Né rischia di carriera, no, perché arriva a 6 giorni dalla fine. Ma come no? Ma che rischia? Rischia comunque, dai, Riccardo. Totò, arriva a 6 giornate dalla fine, ha comunque a 5 punti di vantaggio, dovrebbe fare veramente un disastro per non allora rischia. Come non rischia? Intanto è 3 punti di vantaggio, non 5, 3 punti. 3 punti di vantaggio, Andrea, scusami, ma Sottil, mi sembra di capire che in giornata si è sparsa anche la notizia che è già richiesto da altre squadre. Sì, c'è una voce consistente che arriva da Catanzaro, che sta per separarsi da Gaetano Teri. Ieri il Catanzaro ha pareggiato a Potenza e dunque è uscito dai playoff, e tra i papabili c'è appunto Andrea Sottil. Chiaramente se ne riparlerà nelle prossime settimane. Io aggiungo però un altro particolare, una lettura circa quello che può essere il futuro di Andrea Sottil. Ritengo, ma ce l'ha fatto intendere anche il presidente Sebastiani, che sia determinante questo rapporto con Giorgio Repetto, perché se Repetto ha tra virgolette sponsorizzato il suo arrivo, ricordiamoci che gli allenatori che hanno fatto meglio negli ultimi 4-5 anni a Pescara sono quegli allenatori che più hanno legato con Repetto, ovvero Oddo e Pillon. Gli altri allenatori hanno faticato molto di più. Se Sottil entra in sintonia con Repetto, e ripeto, proprio Repetto è stato uno sponsor tra virgolette dell'arrivo di Sottil, ci possono essere le condizioni per l'apertura di un ciclo Sottil, staremo a vedere. Bene, dobbiamo recuperare il tempo perso prima del ritardo della pubblicità, nuovamente lì nella regia, e poi ultima fase dedicata a Pescara Perugia tra poco. FAPA Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. FAPAimpianti.it. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti.
un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. In notevole ritardo, quando sono le 22.28, ci avviamo alla chiusura anche di questo numero di replay. Venerdì si gioca a Pescara Perugia, 6 partite al termine del campionato. Ricordo il Perugia in casa, lunedì a Venezia, poi arriva il Frosinone, si andrà a Trapani con il Livorno in casa e l'ultima a Verona con il Chievo. Questa è la classifica, ve la riproponiamo, con il Pescara che ha 3 punti di vantaggio su Ascoli e Juve Stabia, zona playoff ormai lontana, non pensiamoci più. Allora, Pescara-Perugia, Totò, chi rischia di più? Perché anche il Perugia di Cosmi non sta messo bene dopo la sconfitta con il Pordenone. No, io spero tanto che rischi di più il Perugia, anche se ha un punto in più. In effetti, diciamo che il Pescara riparte dalla situazione comunque un nuovo allenatore. Diciamo che se si vince venerdì è quasi fatta, no? Ma secondo me sì. Mentre il Perugia ha i suoi guai, se li sta trascinando già da parecchio. Là si parlava già da un paio di settimane del ritorno di Massimo Odd al posto di Cosmi, per cui non credo che sia una posizione molto, molto tranquilla in questo momento il Perugia. Sicuramente si gioca parecchio, nonostante abbia un punto in più. Anzi, a mio avviso, è la situazione più delicata quella del Perugia piuttosto che del Pescara, in questo momento, che può aprire un nuovo corso, diciamo. Riccardo, le tue preoccupazioni sono legate a qualcosa in particolare o no? Lo so, affronta il Perugia che anche lui non è messo benissimo. No, io ti dico la verità, non sono preoccupato tanto per quello che concerne il campo. Sono preoccupato per questo cambio, un po' per come può andare la partita, perché sai, magari non parti bene e poi magari ti arrotoli su quello che invece una con maggiore tranquillità puoi giocare in scioltezza. Io ritengo il Pescara una squadra forte, l'ho sempre detto e continuo la mia idea che è un giocatore di valore. Speriamo che questo nuovo allenatore dia veramente una sferzata e posso giocare come caratteristiche qui. Non è un tipo morbido, ma forse è quello che serve. Io, guarda, sulla base di quello che ho detto anche prima, probabilmente serve un allenatore che abbia un pugno un po' duro, però devo anche dirti che Luciano Zauri ha provato a usare il pugno duro e il presidente l'ha anche difeso inizialmente Luciano Zauri, mettendo fuori squadra due giocatori. Poi la situazione gli si è girata contro per tantissimi motivi che probabilmente non sappiamo neanche noi. Forse questo allenatore Sottil ha il pugno duro, sa il fatto suo, speriamo, ma più che altro speriamo che dia della serenità, perché sono convinto che se siamo sereni tutti si giochi meglio, insomma. Francesco, Paolo e Andrea, come la vedete questa gara di venerdì? Francesco? Non sentiamo Francesco, non lo sentiamo, andiamo da Paolo.
Ma io credo che sia una gara che si giocherà molto sul filo dei nervi. Io non sono tanto d'accordo con Antonio, dice mi auguro che rischi di più il Perugia, però classifica la mano, anche se la differenza è di un solo punto, a rischiare di più il Pescara, che tra l'altro gioca in casa, quindi ha l'obbligo di cercare di vincere, anche perché con un successo probabilmente si arriverebbe davvero a due passi dal traguardo. Ma se non dovesse arrivare il risultato pieno, anche un pareggio lascerebbe tutto invariato alla vigilia di una gara difficile come quella di Venezia. Quindi da questo punto di vista io credo che Pescara dovrà rischiare, perché dovrà cercare di portare l'intera posta a casa. C'è curiosità per vedere come Sottil schiererà la squadra. Nel Perugia ci sono diversi assenti a proposito di infortuni e di problemi che il Pescara ha avuto in stagione. Il Perugia si presenterà credo senza 6-7 titolari all'Adriatico. Questo sì, sono squalificati Sgarbi e Falzerano, oltre a tanti infortuni. Di Chiara. Piomber sì. credo che non ce la farà. Vicario infortunato. Insomma, c'è una situazione complicata a Perugia. Io mi auguro che da questo punto di vista, perché nel Perugia saranno squalificati Sgarbi, Di Chiara e Falzerano. Vicario, il portiere, dovrebbe recuperare, in forte dubbio più no che sì Angella, Piomber, un ex, Falcinelli e Falasco. Questa è la situazione, Paolo. Non so se è tornato l'audio di Francesco. Sì. Francesco, ci senti? Sì. Francesco? Non lo sentiamo. È successo qualcosa? Henry, posso... Allora, lo salutiamo. Francesco, intervento a volo. Scusami, Enrico. Dimmi, Henry. Sì. No, volevo dire a Paolo, io ho detto che rischia di più il Perugia, nel senso che il Perugia il problema ce l'ha ancora in casa. Cioè Cosmi non è una situazione serena. Sì, quello sì. Ah no, no, è il cavolo, è contestato già da un mese. Rischia le zone, no, cioè, Cosmi se perde mezza squadra gli stia facendo, esatto, gli stia facendo insomma le scarpe. Quindi io mi auguro che questo problema resti e quindi cambia più problemi del Pescara. Tutto bene, ringrazio tutti, Antonio De Narris, Francesco Di Francesco, Paolo Renzetti, Riccardo Clinco, Daniele Barone che ci ha lasciato da Milano, ovviamente il presidente Sebastiani che è stato collegato con noi. Poi ricordiamo l'intervista che Andrea è stato molto bravo a realizzare con Andrea Sottil, che sta arrivando a Pescara e domani dirigerà il primo allenamento. Venerdì si torna in campo, in bocca al lupo al Pescara, poi lunedì trasferta di Venezia, quindi Andrea diretta stadio sempre alle ore 20:30. Vi ringraziamo per essere stati con noi e appuntamento ovviamente a venerdì sera. Grazie per averci scelto.